Lezioni di nuoto per diventare snelli e belli. Andiamo, andiamo, coraggio ragazzo, svegliecco a voi, la più famosa scuola di nuoto dove chiunque, anche il più ottuso principiante, può diventare un vero campione di nuoto da giochi olimpici. La scuola di nuoto, Trombo, non solo consente di tenersi a galla, ma offre anche la possibilità di acquisire una perfetta silhouette. Ecco, lasciatemi fare un esempio. Come vedete, non si può dire che la signora abbia una figura molto slanciata, ma per una ragione o per l'altra, dopo che si sarà allenata in questa nostra scuola di nuoto... Che ve ne pare? Non ho una bella linea? E inoltre la retta del corso è molto economica, solo 300.000 soldi, ecco. Posso diventare sottile come lei per 300.000 soldi? Bene, ci sto. Andiamo, andiamo, venite avanti uno alla volta. Oh, grazie, grazie tante. Avanti ancora, molto gentile. Va bene, si fanno affari d'oro, non ti pare? Abbiamo guadagnato un bel po', eh? Non va malaccio, eh? Lì c'è lo zampino di qualcuno che conosciamo. Il triodrombo è di nuovo in movimento con degli strani affari, non credi? Una scuola di nuoto. Le donne sono molto sensibili a questo genere di argomenti. Però anche tu, Janet, mi sembri attratta o mi sbaglio? Andiamo a vedere che trucco c'è sotto. D'accordo, andiamo. Per favore, calma, signore, mantenete l'ordine. Dunque, permettete che vi presenti il nostro esperto insegnante di nuoto artistica, il signor Hicca. Ecco a voi, infine, il signor Hicca. Allora, non temete, non sono io l'insegnante che attendete. È costui il vero maestro che vi insegnerà il nuoto. E, care signore, il nostro amico esperto in tutti gli stili del nuoto. Oh! Ecco, vi darò una dimostrazione di come si nuota. Che ve ne pare, non è bravo? Certo, è una rana. Aiuto, non so nuotare. Aiuto. Bene, signore, ora vi mostrerò come il peggior nuotatore diventa un abile atleta dopo aver preso le sue lezioni. Bene, apri le braccia e allunga le gambe scalciando così, visto? Uno, due. Che mi succede? Viva! Guardate, so nuotare! Guardate che bravo! Oh, come sono bravo! Guardate! Brutto imbroglione, ci penso io! Sembra incredibile che una donna tanto sottile possa diventare tanto grassa nel giro di pochi secondi, come questa qui davanti a noi, ecco. Questi sono guai seri, amici, è meglio svignarsela. Ma se faranno tutto quello che dicono, ci troveremo veramente in grossi guai, sì, certo. Coraggio, allora, cacciamole fuori di qui. Ecco il divertimento. Ad una squadra di operatori degli effetti speciali. Gente davvero in gamba quella, vero? Dici sul serio, hai fatto un magnifico lavoro. Ah, certo, io sono sempre magnifico, lo sa. Certo, e spero che continuerai ad esserlo. Se ne accorgerà, io so sempre quello che hai fatto. Insomma. Non ti allargare troppo, amico, guarda cosa sono capace di farti. Non siete affatto divertenti. Perché così sorpresi? Sono Doc Robey. Dunque, sono qui per darvi le mie istruzioni. Vi dirò dov'è la pietra ad Okrostov. Nella parte superiore del fiume Nogaro si trova il letto di un torrente in secca dove vive una famiglia di folletti acquatici. Folletti acquatici? E cioè? Ho saputo da fonte sicure che questa famiglia di folletti acquatici sa dove si trova la pietra ad Okrostov. Costruite subito un nuovo robot e recatevi sul luogo. Chiedete loro dove è nascosta la pietra e portatela al sicuro. Questa volta non sbagliate o riceverete una dura punizione! Mitronio, siamo stati colpiti da una torta d'acqua invece che di panna montata. Che cosa vuoi dire? Scherzando, vuole dire che siamo tutti bagnati, non è vero? Ma non ci voglio pensare più! Ah no, e come fa? Non la sente l'umidità addosso? Vai al diavolo! Accidenti, non riesco mai a dirne una buona. Questo è Ukinky, il nuovo veicolo robot. Che strano nome, Ukinky! Sei proprio sicura che sarà in grado di funzionare? Sembra una papera! Può anche sembrarlo a prima vista, ma lei non sa che ha una quantità di doti nascoste, ecco! Voglio fidarmi, allora prendiamo il volo con Ukinky! Agli ordini!
Formina d'avviamento, attenzione! Janet, dobbiamo sbrigarci, fai presto! Yatta! All'interno di queste montagne c'è il letto prosciugato del fiume Nogaro, dove vive la famiglia dei Folletti d'Acqua. Mamma, ma quando pensi che tornerà il mio fratellino? Beh, vediamo, è un anno ormai che se n'è andato. Sono sicura che si sarà fatto un gran bel giovanotto, non credi? Sì, lo penso anch'io. Spero che non tarderai molto a tornare da me. Va bene, ora andiamo. Sono sicuro che dovunque sia ti avrà sentito. Elisa, io penso che sarebbe molto meglio se me ne andassi di nuovo via senza vederti. Mi dispiace, Elisa, sarei solo una delusione. Non sono che un buon a nulla. Boiacchi, non siamo ancora in prossimità del fiume? Attenta, guardi bene, dovremmo vedere dei folletti acquatici nei paraggi, ecco. Oh, eccoli là! Una bimba folletti e i suoi genitori! Presto, Boiacchi, dammi da fare, prendili! Agli ordini! Partenza via! Oh. Mamma, papà, aiuto! Presto, scappa, Elisa, fa presto, fa presto! Buon Dio, ho pianto così tanto che mi sono completamente disidratato. Oh, com'è bella fresca quest'acqua! Oh, cosa? Un mostro! Mi dispiace di averti spaventato. Mi pare di capire che non hai molto coraggio perché non ti allontani a nuoto. Ma io a dire il vero non so nuotare. Come non sai nuotare? Ti presento il nostro King. Lui è un fortissimo robot che combatte sempre per la giustizia. Noi avremo bisogno di vedere i tuoi genitori e parlare con loro. Oh, volete vedere i miei genitori? No, non è proprio possibile. Perché no? Immagino che tu sia tornato dal tuo viaggio definitivamente. Non vuoi rivedere i tuoi familiari? Sì, lo desidero molto, ma io non ho imparato né a nuotare né a tuffarmi nell'acqua. E questo è davvero molto grave. Mio padre è severo con tutti i folletti che non sanno nuotare. È certamente una disciplina molto rigida. Io invece non ne sono affatto capace, quindi devo arrangiarmi. Tornerò soltanto quando sarò diventato un buon nuotatore. Addio! Giovannino! Giovannino! Elisa! Giovannino, mi sei mancato! Elisa! Finalmente sei ritornato da me! Però devo andarmene via di nuovo, non sono ancora un folletto qua! No, non voglio che mi lasci di nuovo, tu non sai che la mamma e il papà sono stati catturati da un mostruoso robot! Un robot mostruoso! Deve essere stato il triodrombo, stanno cercando di accaparrarsi la pietra d'Ocrosta! Giovannino, corri, ti prego, cerca di aiutare la mamma e il papà, devi aiutare! Sembra incredibile che una bambina piccola come te abbia avuto il coraggio di correre fin qui. Oh, ti prego! Non puoi capire, Elisa. Va bene, farò tutto il possibile, allora. Dunque tu sei Giovannino, ti stavamo aspettando. Volevamo incontrare qualcuno che avesse almeno un po' di coraggio. Sei tu il prescelto. Dove avete nascosto mio padre e mia madre? Ditemelo subito! Bene, te lo dirò. Sono nella cava e questa miccia è collegata con un detonatore e con l'esplosivo posto accanto a loro. Cosa? Elisa! Hai sentito? Sono mamma e papà che mi chiamano. Sono chiusi lì dentro. Papà! Mamma! Certo, Miss Rogna. Quando questa miccia si sarà del tutto consumata, i vostri genitori salteranno in aria con tutta la cava. Fermatevi! Si può
fare. Però, dato che il tesoro dei folletti acquatici è nascosto lì giù nel fondo di questa cascata... Deve trattarsi certamente della famosa pietra d'Ocraton, non è vero? Giovannino, vogliamo che ti tuffi subito nell'acqua e che lo porti su. Che dite a me? Esatto. Se tu obbedisci, noi spegneremo subito la miccia. No, non posso. Ho paura, l'acqua sotto la cascata è profondissima. Ma se mi tuffasse non riuscirei più a risalire. No, non posso, non posso. Non dovresti nemmeno dirlo. Fuoco, fuoco! Fratellino, aiutali! Ma che fa? Giovannino! Avete visto che si è buttato? Il mio sistema ha funzionato come sempre, ovviamente. Questa attesa è snervante, non ne posso più. Speriamo che faccia presto. Si è tuffato e va sempre più giù. Speriamo che vada tutto bene, ce la farà. Giovannino. Coraggio, fratellino. Mi sono lasciato un po' troppo andare. Chi ti ha dato il permesso di baciarmi, sciocco? Non si sposerà mai, è troppo crudele, anche più di me. Hai visto? Non è la vostra pietra. Ma guarda che insolente, ci ha presi tutti in giro. Avanti, boiacchi, presto, procediamo. Agli ordini, Misdrogno. Che bellezza, i folletti acquatici saranno arsi vivi. Ma che cosa succede adesso? A chi ha lanciato questo? Eccoci qui, siamo noi, gli Yattaman. Gli Yattaman! Ascoltate, trio Drombo. Siamo gli Yattaman, rinunciate quindi alle vostre imprese, non potranno mai riuscire. Finché gli Yattaman esisteranno a questo mondo, il male non potrà mai trionfare. Oh, questo orribile, disgustoso ritornello! Vogliono farmi impazzire! Come fanno ad avere delle facce così tranquille e sorridenti in una situazione così drammatica per loro? Non sanno certamente cosa li aspetta, poveri gli Yattaman! Eccoci a voi, trio Drombo! State attenti! Voi occhi, tonsula, finiteli, non indugiate! Agli ordini, Misdrogno! Questa è una nuova pistola a colpi ribattenti. Prendi! Spero che siano affacciati. No, mi sembra questo il momento di fumare tranquillamente. Credo sia meglio lasciar perdere adesso. Laccio magnetico, via! Presto! King è sempre dalla parte della giustizia e della bontà. La prossima mossa è la bomba Wikiki. Che disastro! Siete serviti a puntino. Presto, dagli il suo tonico. Accidenti, com'è pesante! Vi aiuteremo con la forza del pensiero dei folletti acquatici. La forza del pensiero dei folletti acquatici? Attenzione, stiamo arrivando! Ed ora ecco a voi il robot sorpresa della settimana! Io, Misdrogno, sono pronto. Ecco.
Salve appassionati della lotta, stiamo per trasmettervi l'incontro che si svolgerà tra i folletti acquatici. Io sono l'annunciatore Boiacchi e i commentatori qui accanto a me sono Mistronio e il signor Tonzola. Ecco, ecco, il torneo si svolgerà fra due famose scuole, quella di Drombo e quella di Atta. Ed ecco l'incontro è cominciato, combattono testa a testa. Oh no, quello grosso è molto più forte, ma il piccolo niente male, anche lui, il piccolo ora è stato catapultato, ma eccolo che ritorna. Il grande, oh no, il piccolo folletto, ah no, invece il grande folletto, oh, insomma, non so quale dei due sia il più forte. Ecco che ricominciano, hanno ripreso a combattere, forza, forza, ecco, oh, oh. Cosa ne pensa lei, Midronio? Chi vincerà, eh? Beh, penso che vincerà il più grosso, il più grande distrugge sempre il più piccolo. Bene, 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 bene. E lei cosa ne pensa, signor Tonzola? Beh, sì, certo, a dire il vero, non immagino come finirà. L'esito è incerto. E ora coraggio, torniamo al ring. L'ultimo round vedrà di fronte i supercampioni delle due scuole. E il più piccolo sta cercando di scagliare il più grosso fuori dal ring, ma sembra che non ce la faccia. Adesso è ancora il più piccolo che tenta nuovamente la manovra per averla definitivamente vinta sul suo avversario. Il grosso è in difficoltà, le probabilità sembrano essere tutte contro di lui. Non c'è che dire, è un match davvero interessante. Oh, 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 che succede? Oh, 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 i loro ingranaggi si sono inceppati. Il match viene interrotto per un momento e l'arbitro cerca di aiutarli versando olio sulle loro sottocoppe. Ma ora l'incontro riprende pieno ritmo. Ah, il campione più grosso è davvero molto forte. Ecco che prende a spingerlo con accanimento. Non lo molla! Coraggio, deve fare solo un altro piccolo sforzo. Oh, ma che vedo, il campione più piccolo sta scaraventando il suo avversario. E dunque lui è il vincitore. Certo, eccolo, il campione più piccolo è il vincitore. Stia calma, Mitronio, stia calma, per favore. Yatta! Ma cosa diavolo succede? Lei pensava che saremmo stati battuti, non è vero? Ma noi avevamo la carta vincente. Come sei sciocco, Boiacchi! Lasciate che vi dia alcune spiegazioni. Questa spaventosa salamandra robot, costruita da Boiacchi, una volta colpito il bersaglio, innesca una bomba potentissima situata nel suo interno. Yatta King è in difficoltà. Yatta King innesca i propulsori antiatomici. Innescati. Ehi, Boiacchi! Come fai? Stai cercando di abbandonarmi? Ah no, Mistronio, mi stavo solo allenando. Oh, Giovannino! Mamma. Oh, figliolo, hai proprio un magnifico aspetto. Grazie alla giustizia. Certo. Giovannino è un abile folletto acquatico e l'ha saputo dimostrare. Già, possiamo andarcene allora? D'accordo. Tutti pronti? Yatta! Yatta! Yatta Man! Che imbroglio! Era il tesoro dei folletti acquatici, avete visto anche voi che stupidaggine? Bene, è giunto il momento della punizione che aspettavate! Oh, no! Non facciamo scherzi! La punizione è sempre il miglior rimedio. Fa capire qualcosa degli sciocchi come voi. Esplosione! Pronti a precipitare! Aiuto! Ah, quel Doc Robey è un terribile malvagio. Ai, 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 ai. Oh. Ma è sempre sono soltanto randellate. Un colpo, un altro colpo. Oh. Così, grazie all'aiuto degli Yattamen, la famiglia dei folletti acquatici è ritornata a vivere unita e felice. Gli Yattamen continueranno a combattere contro il male e per il bene degli uomini giusti. Yatta, Yatta, Yattamen!